Cari amiche e cari amici di Padre Pio TV, ben ritrovati all'appuntamento settimanale di approfondimento La Regola della Sostenibilità con Fra Italo Sant'Agostino e Tonio Ogello. Benvenuti a tutti, ben ritrovati con il nostro appuntamento ormai della settimana che apre, possiamo dire, la nostra settimana sempre all'insegna della sostenibilità. Oggi vogliamo lanciare però una notizia bella perché la scorsa settimana siamo partiti un po' con un tono eh, cupo, vogliamo dire, perché ricordavamo anche, padre Gregorio da poco lasciato invece oggi ricordiamo fra Giuseppe Perrone con la bellissima notizia abbiamo un nuovo sacerdote ieri ha celebrato la sua prima messa e quindi volevo ricordarvi questa bellissima notizia diciamo una preghiera per lui anche questa è sostenibilità insomma. assolutamente senza sì. sacerdoti la chiesa e la cristianità non si sostiene ed è una bellissima notizia per cui tanti cari auguri a fra Giuseppe ma le buone notizie oggi non mancheranno di certo perché aggiungo che eh, oggi è un po' la nostra festa fra Italo perché è la giornata mondiale della terra per cui Festeggiamo insieme però ecco uno spirito di festività operosa di attenzione a questo pianeta, ragion per cui tra l'altro nasce anche questo programma proprio per restituirci una maggiore consapevolezza sullo stato dell'arte della salute del pianeta e di come noi suoi abitanti possiamo comportarci al meglio per tutelarlo e prendercene cura sostanzialmente. Esatto, sì, è un appuntamento che stiamo eh, annunciando già da parecchie puntate appunto per l'importanza che ha. Noi ci siamo un po' abituati, anche voi che ci seguite, ad avere a che fare con questi temi. Quindi diamo un po' come per dire siamo abituati ormai. Invece pensiamo a tutte le persone nelle scuole, nelle case, coloro che sono assorbiti dai ritmi di ogni giorno non hanno sempre l'occasione, oltre ai telegiornali che fanno un certo bombardamento, ma con un altro taglio. Ecco. Invece il taglio di oggi è un taglio positivo, un taglio che ci restituisce la capacità di agire e ci ripropone nuovamente tanti piccoli consigli e attività per poter essere più educati e più rispettosi dell'ambiente. Assolutamente sì, molte volte eh, tra i grandi, anche in tv, nei talk, si dibatte sul reale impatto che possono avere i piccoli gesti quotidiani per la tutela dell'ambiente, ma se ci pensiamo, su questo pianeta ormai siamo ben 8 miliardi di persone che quotidianamente facciamo delle azioni che possono avere un impatto positivo o negativo per la salute dell'ambiente ma poi sostanzialmente anche per la nostra salute per cui noi crediamo fortemente che anche il contributo per quanto piccolo di ciascuno di noi possa essere rilevante a questo proposito la giornata mondiale della terra ecco ci ricorda quanto sia importante non restare indifferenti a questi temi, essere quindi proattivi e a questo scopo in tutto il mondo ci sono tanti... Eventi che, come tra l'altro accennava anche Fra Italo, ormai in realtà si ripetono eh, per gran parte dell'anno, ma è giusto così. Nel caso specifico a Roma e in Italia, quindi dal 18 al 21 aprile presso la Terrazza del Pincio a Villa Borghese, c'è stato un campus dal titolo proprio Villaggio per la Terra. Oltre 600, pensate, gli eventi di eh, diversa natura che hanno coinvolto i tanti partecipanti a questo campus proprio per sensibilizzarli alla, alla migliore tutela del nostro ambiente. Con, la preziosa, eh, con il prezioso supporto della regia di Giulio Russo e Vito Ciavarella stiamo vedendo anche il sito ufficiale del Villaggio per la Terra, alcune immagini che ci restituiscono quello che è successo in questi giorni. Sì, e ovviamente però può capitare di non poter partecipare a questi eventi. Allora che cosa consigliamo noi? Ma vai anche a farti una bella passeggiata oggi, ritrova quel bosco, ritrova quel parco magari con i tuoi ricordi di gioventù. L'importante è che assapori la bellezza di ciò che abbiamo e ti ricordi di quanto è prezioso. Anche se non puoi uscire di casa, esci con la tua memoria. Ritorna ai prati, ritorna ai campi, ritorna in luoghi dove eri felice, perché in questi posti in genere si è sempre felici. E fai una bella preghiera per il nostro pianeta e per noi, che siamo chiamati a custodirlo sempre di più e mai come oggi. Tra l'altro in natura ormai sta prendendo sempre più piede una... Uh, dinamica della camminata che uh, viene definita plugging, perché ecco, sta ad indicare il fatto che durante la passeggiata i camminatori attenti e uh, desiderosi di fare la loro parte per la tutela del pianeta raccolgono quei piccoli rifiuti che purtroppo tante volte anche in montagna, faccio per dire si possono ritrovare per cui ecco della serie ogni piccolo gesto è importante. Qua ci cito un, un nostro confratello che è Bob eh, a Washington, quando io uscivo a fare delle passeggiate con lui, lui usciva con i guanti e una busta di plastica perché sapeva che comunque per strada avrebbe trovato qualcosa quindi mentre camminavamo lattine, bottiglie lui prendeva tutto e riportava in convento una cosa che mi ha veramente colpito, eh, colpito. ho ricordato di quando ero piccolo il nonno mi portava al parco e quando c'era qualche carta, innanzitutto mi educava sempre a buttarla nei cestini, però quando c'era qualche carta con un fazzoletto mi educava anche a metterla poi nei cestini. Quanto, quanto sono importanti questi piccoli gesti? Anche perché, come ricordavamo in altre puntate, purtroppo alcune plastiche sono resistenti per molti anni, quindi non sono proprio... E immediatamente biodegradabili o biodegradabili. Per restare alla giornata di oggi al tema della sostenibilità ambientale, vi ricordiamo anche che è in atto un convegno molto importante voluto da Caritas Italiana in quel di Bologna. Ecco la regia ci propone la locandina dell'evento a cui parteciperà il cardinal Matteo Zuppi, proprio Arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, nonché Fabrizio Barca, co-coordinatore del Forum. Disuguaglianze e diversità. Il, dialogo, il, il titolo del convegno è In dialogo per costruire giustizia sociale e ambientale in quella di Bologna. E poi, Fratalo, ormai il tempo diciamo, di, questo, di questa prima parte di, della regola della sostenibilità di oggi sta andando ad esaurirsi, ma noi non uh, vi lasciamo prima di rassegnarvi le. Smiley News, quelle news che da qualche tempo stanno curando per noi i ragazzi di, della Smiley Academy che come ricorderete sono di ritorno dalla Smiley Experience in India dove hanno, eh, sono entrati in connessione con alcune comunità indigene del luogo che evidentemente hanno tanto da insegnarci. Un tema, quello delle comunità indigene che ritroveremo anche con gli interventi del secondo blocco con Monsignor Felice Acrocca che ci parlerà di dialogo interculturale e interreligioso e con Fra Paolo Maria Braghini, un missionario che pensate vive nella foresta amazzonica brasiliana da ben 17 anni e che appunto svolge il suo operato proprio a contatto con le popolazioni indigene. Quindi linea alle smiley news e poi ci ritroviamo con i nostri primi collegamenti. Sappiamo che il cambiamento climatico è la sfida del secolo e la sostenibilità è una delle soluzioni, o meglio, la rigenerazione, che vada oltre però i soliti concetti di sostenibilità economica, ambientale e sociale, ma integri anche la dimensione umana. Quella dimensione che ci riporta a noi stessi, alla comprensione della relazione che abbiamo con l'ambiente, con la natura, con tutto ciò che ci circonda. Senza una trasformazione profonda che parte da noi stessi non potremo risolvere nessuna crisi climatica. E proprio questo concetto che abbiamo teorizzato, ideato e messo in pratica è quello nato da Smiley Academy. Insieme a 30 giovani ed esperti internazionali siamo stati una settimana in India, nel nord-est, nella regione di Assam, una zona ricca di biodiversità, di parchi naturali e composta da 97 comunità indigene. Smiley Academy è il primo acceleratore di impatto che unisce la conoscenza delle popolazioni indigene, native, locali con l'innovazione ed il business. In questo primo prototipo abbiamo affrontato 27 settori, dal turismo al risparmio e l'utilizzo delle risorse come l'acqua, all'empowerment femminile, conoscendo cooperative di donne che hanno l'obiettivo non solo di creare lavoro ma anche di creare comunità. È proprio da questa conoscenza, dallo scambio aperto, interculturale e soprattutto di cuore che abbiamo incubato 21 ecoimprese con giovani italiani, indigeni e indiani. Ma che cosa abbiamo imparato veramente da questa esperienza? Che spesso quello che pensiamo nella nostra quotidianità è lontano dall'esperienza sul campo. Sono tanti preconcetti, idee, pregiudizi culturali che non riescono a farci comprendere veramente la realtà. Abbiamo bisogno di aprire la mente, l'orizzonte ed aprirci, integrarci e generare insieme. Perché è solo da lì che veramente il cambiamento può avvenire. Spesso immaginiamo che soltanto in paesi come l'India esistano delle contraddizioni tra povertà e ricchezza, tra l'accesso alle risorse. Ma avete mai pensato alle contraddizioni che esistono anche in Italia? dai cambiamenti climatici alle disuguaglianze sociali. Le viviamo tutti i giorni e le vivremo sempre di più a causa della crisi climatica. Con Smiley Academy stiamo facendo un viaggio, un viaggio dall'India all'Europa per portare tutta questa conoscenza, questa cultura riscoperta interiore verso una mentalità rigenerativa anche in Italia e in tantissimi altri paesi del mondo. Lancieremo a ottobre la prima esperienza in Italia, nel parco di Monza dove nel 2023 sono stati persi 30.000 alberi proprio a causa dei cambiamenti climatici. Sarà una sfida che vedrà insieme l'Università di Pavia alle aziende della Brianza, ai giovani e alle scuole del territorio, perché siamo convinti che questo sia veramente l'unico modo per integrare le culture e creare modelli rigenerativi che partano dalla terra, dall'umanità e dalla società. Ed eccoci qua, siamo ritornati in diretta e stiamo cercando di collegarci con Monsignor Felice Acrocca, che oggi ci parlerà di dialogo interculturale e interreligioso. Pregherei Fra Italo di raggiungermi in studio perché stava provando non a facilitare eh. la connessione. È bello, un po' di dinamismo ogni tanto <ride> certo. in diretta ci vuole. Monsignore, sei collegato? Ci senti? Eccoti, eccoti. Eccoci. Padre Felice, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a chi ci ascolta. Buongiorno, ben trovato. Grazie, grazie. Padre Felice, oggi abbiamo un tema interessante, ci tuffiamo subito dentro, e riguarda un po' la sensibilità di Francesco a non rimanere chiuso nel proprio orticello. E stiamo parlando di, di tante cose qui, ma sono tutte cose che notiamo, queste per esempio della sostenibilità, che vanno oltre le religioni, perché siamo tutti chiamati a vivere su questo stesso pianeta a volerli tutti bene alla stessa maniera, indipendentemente da chi credi. Troviamo questo anche in Francesco, quest'onda che lo metteva in comunicazione con gli altri popoli, le altre culture, proprio in virtù del fatto che siamo accomunati dalla figliolanza di Dio, poi sostanzialmente. Beh, certamente abbiamo. L'episodio famosissimo, ne abbiamo. Mh, siamo tornati a parlarne anni fa perché era il centenario di quell'evento. C'è l'incontro di Francesco con il sultano. Allora, eh, quello fu un incontro. Eh, un uomo di un'altra cultura, di un'altra fede, eh, di fronte al quale Francesco si presenta senza difese, eh, Giordano Taggiano dice: armato solo dello scudo della fede. E, e quell'incontro alla fine lasciò i contendenti ciascuno nel proprio campo, no? non si convertì il sultano, non perdette la fede Francesco, ma eh, diciamo fu, fu un andare oltre. E Giacomo da Vitri, che nello stesso anno, nel 1220, scrive una lettera raccontando anche lui i fatti, dice che per alcuni giorni predicò la parola di Dio ai saracenti, cioè senza ottenere conversione, ma insomma per alcuni giorni lo stettero ad ascoltare. Questo è, è interessante, siamo all'inizio del 200, in piena crociata, mentre gli eserciti combattevano, lì, lì si affermava, potremmo dire, una possibilità diversa, si altitava un percorso diverso. Molto interessante questo atteggiamento di Francesco che scrive anche proprio nella regola come i frati debbano comportarsi quando sono tra gli infedeli. Noi, tra virgolette, riportiamo nel nostro linguaggio questa parola. Come voleva, che Francesco, come voleva Francesco che i suoi frati si comportassero quando erano in mezzo agli infedeli? Sì, appunto, a quelli che non avevano la stessa fede, perché infedele non, è tanto, non ha un senso dispregiativo, ma è chi non condivide la tua fede e francesco eh, elabora un tipo di presenza eh, che è veramente profetica allora perché poi secoli dopo Charles de Foucault dirà sostanzialmente le stesse cose ma eh, l'avevano detto i frati sette secoli prima eh, di Charles de Foucault otto secoli fa dice due sono i modi nei quali i frati che vogliono andare tra i saraceni o tra uomini di altre fedi possono avere per stare lì secondo lo spirito. Cioè, il primo è che stiano lì senza fare liti e contenzioni con alcuno, che non facciano neppure proselitismo, ma solo dicano noi siamo cristiani, ecco, noi siamo questi. Dice L'altro modo è che se vedranno che ciò piace a Dio annunciano la fede. Quindi eh, il primo modo, quello sempre e comunque possibile, è di esprimere una sola, direi, compagnia, cioè stare lì in mezzo, vivere in coerenza al Vangelo, senza fare null'altro, senza neppure un annuncio esplicito, senza un'opera di proselitismo. È quello a cui tanti oggi sono costretti perché le leggi in tanti stati non consentono altro. Francesco lo, lo, dice come, lo pone come, come scelta, come primo. L'altro modo è, dice, che se vedranno che ciò piace a Dio, quindi l'altro modo è condizionato, cioè se si vede che si aprono le possibilità e che quindi in qualche modo Dio stesso ti apre la via, allora, ma questo è condizionato, mentre l'altro è sempre e comunque possibile, è il mezzo ordinario direi, il secondo è un mezzo straordinario. E, se vogliamo, e questo... se vogliamo è anche quello più impattante, quello del buon esempio, no? del fare certo. innamorare, del messaggio di Dio attraverso proprio la condivisione, quello che poi esatto. ecco, chiamiamo tante volte anche lo spezzare il pane. E però sottolineiamolo sì. che prevede l'autenticità, che è poi la prova del nove del cristianesimo, no? l'autenticità della testimonianza vissuta. Certo, eh, credo che alla fine ciò che evangelizza è la vita e non, eh, e non le nostre chiacchiere, alla fine quello che converte è la vita, quello che cambia le cose è la vita, perché la fede o cambia la vita o non è, su questo credo non, non ci sia troppo da stare a discutere. E Francesco eh, non solo insegna e vive questo, ma dice anche che il modo di annuncio... Deve essere un annuncio che punta al positivo, alla lode di Dio, non tanto al minacciare le pene dell'inferno. C'è anche quello in Francesco, senza dubbio, ma l'annuncio partiva prima dalla lode, poi dopo si metteva l'uomo davanti alle responsabilità. E non solo, anche quando co doveva correggere. Francesco, se si legge un episodio riportato dal solo Tommaso da Celano nella cosiddetta vita seconda, è test, la spiegazione di un passo di Ezechiele che un maestro domenicano chiede, chiede a Francesco, cioè Ezechiele 3, versetto 18. Al profeta, dice: Tu devi avvertire, sei sentinella. Se tu non correggi, io dice come lo interpreti tu questo passo? Dice il domenicano, perché non ti è stato altri. Francesco dice: Io devo correggere l'altro con la mia vita. Cioè, lui deve sentirsi corretto non dal mio rimprovero, ma è la mia vita che deve essere per lui uno specchio nel, dal quale si sente corretto. È interessante questo. E noi siamo assolutamente d'accordo con lui. Grazie mille, eccellenza. Sappiamo che oggi siete impegnati, impegnati anche su altri fronti. Per cui. Eh, questo collegamento con lei oggi è un po' più breve, però siamo comunque grati della sua presenza anche con noi oggi. Grazie, grazie a voi e grazie a quelli che, che sono in collegamento con noi. Buona giornata. Buona giornata, Padre Felice, grazie ancora. Grazie, grazie. Padre Felice che speriamo di poter ritrovare presto perché ci fa sempre molto piacere ascoltare le sue riflessioni. Oggi però in sintonia con quanto lo stesso Monsignor Accrocca appunto stava appena dicendo ci collegheremo tra qualche istante proprio con un frate missionario che vive in Brasile da ben 17 anni proprio nel cuore della foresta amazzonica a contatto con tante popolazioni indigene dove cerca di mettere in pratica proprio quello che stavamo dicendo con Monsignor esatto, esatto. Prego la regia quindi di provare ad effettuare il collegamento con Fra Paolo Maria Braghini che ci racconterà la sua testimonianza che è oltre che una testimonianza evangelica è anche una testimonianza di cura e di custodia di un creato così fragile. Per quanto la foresta amazzonica sia un po' il polmone verde del mondo. Esatto, poi il Brasile è una terra famosissima perché tutti nel cuore hanno un'immagine del Brasile, spesso legata ai colori, legata alle spiagge. Però il Brasile è una terra con delle contraddizioni molto forti, come anche sentivamo direi dai nostri amici della Smiley. Io ho avuto un amico missionario inizialmente in Brasile che proprio mi raccontava delle difficoltà e delle differenze che ci sono nel territorio, perché ci sono zone veramente molto molto ricche, però poi basta che ti giri di un pochino per finire in zone veramente tanto problematiche. E non è solo questa la difficoltà dell'adattamento, perché lì sei in una foresta con animali veramente particolari e ci sono delle storie che non so se il nostro anche fratello missionario potrà raccontarci. Vediamo però. se il collegamento va in porto, va a buon fine, sarebbe veramente bello sentire la viva voce di Fra Paolo Maria Braghini da 17 anni nella foresta amazzonica che in questi giorni è però in Italia e um, quindi come di consueto accade per i missionari c'è un periodo in cui eh, tornano a casa per uh, ritemprarsi Riposarsi. un attimo. E quindi. questa è anche la cosa che io noto di tutti i nostri missionari, cioè, in, ci sono due versanti insomma, da una parte c'è una sorta di follia, cioè nel senso veramente c'è un approccio alla realtà diverso per cui la situazione problematica viene veramente colta come un invito alla sfida, no? noi magari eh, ci allarmiamo ecco vediamo il nostro fratello che è con noi Fra Paolo buongiorno ben trovato Ben trovato Fra Paolo Ah sì bene Stavo appunto dicendo che c'è una sorta di follia che io noto in tutti i fratelli missionari che ho conosciuto che è quella di rimanere non turbati come la media delle persone di fronte alle sfide ma quasi anzi divertiti e con la voglia di buttarci dentro Ti riconosci in questo Beh, sicuramente il Signore ci ha dato un po, di, un po' di pazzia e un po' di coraggio in più perché andare in missione ci vuole anche quello. <ride> Quindi un po' sì. Ben, ben trovato Fra Paolo e grazie per la tua disponibilità. Oggi nella giornata mondiale eh, della Terra, tu vivi da tanti anni nel cuore della foresta amazzonica un ecosistema eh, bello, fondamentale per il pianeta, ma altrettanto fragile. Sì, sicuramente. E noi frati Cappuccini viviamo da ormai cent'anni in Amazzonia con diversi popoli indigeni, ma sicuramente in questi ultimi vent'anni, e da quando eh, io sono lì, veramente vediamo un equilibrio che sta cambiando. E I popoli indigeni ci insegnano molto a prenderci cura della madre terra. E vediamo che l'equilibrio ormai sta, sta cambiando velocemente anche loro si trovano in difficoltà e questo senza dubbi eh, sono le conseguenze dei cambiamenti eh, climatici che stanno avvenendo quindi i popoli indigeni ci soffrono e tutti quelli che vivono in Amazzonia ci stanno soffrendo Ecco Qualche istante fa con Sua Eccellenza Monsignor Felice Acroca parlavamo del rapporto tra i missionari e delle popolazioni indigene anche in relazione all'esperienza di, di San Francesco. Qual è stata l'esperienza di San Francesco che fece in Terra Santa? Qual è stata la tua esperienza in questi territori così belli e particolari con queste popolazioni? Sì, eh, San Francesco eh, diceva ai frati sulla regola quando chi sentiva la chiamata di Dio andare. Scriveva tra i Siriceni, quindi in missione con altri in altri popoli, di usare le parole solo se sentivano questo, questo, questa chiamata del Signore, se no, soprattutto di vivere insieme a loro. E sicuramente la nostra esperienza di frati cappuccini, insieme ai popoli Ticuna, Cocama e tanti altri, è questa: che l'evangelizzazione inizia e cresce vivendo insieme, camminando insieme. Quindi il nostro sforzo fin dall'inizio di noi frati è proprio quello di vivere insieme agli indigeni, e ascoltare, questa parola è chiave per i missionari, ascoltare veramente le loro necessità, quelle dette con le parole e quelle che non sono dette con le parole, ma che si comprendono vivendo insieme, solo vivendo insieme, e cominciare un'evangelizzazione che è frutto di un dialogo. E quindi così, e questa è un po' l'esperienza: di non preoccuparsi troppo di cosa dire, ma soprattutto di vivere insieme con loro e testimoniare il Vangelo attraverso la vita, attraverso il servizio, attraverso la donazione. E questi loro lo capiscono sicuramente se hanno compreso da noi frati. In questi tanti anni chi è Gesù, chi è il Vangelo, la presenza di Dio è più attraverso la nostra vita che attraverso le nostre parole. Questo è sicuro. E credo che San Francesco questo l'ha lasciato molto chiaro. Ecco Paolo, vediamo che non sei andato solo a dare in questo territorio, sicuramente avrai portato qualcosa. Al tuo collo vedo un posso chiamarlo gioiello. Che cosa ci racconta questo che vediamo al collo? Sì, questo è. I, I popoli indigeni sono molto abili e loro hanno del, dell'artigianato bellissimo, e proprio frutto di questo rispetto e questo scambio con la natura. E questo è un, uno dei tanti, dei tanti regali che ci fanno costantemente gli indigeni. Questa è stato proprio un giorno una festa di rituale molto bella che delle donne indigene me l'hanno donato. E tutte le volte che esco per parlare, rappresentare un po' i popoli indigeni, lo porto con me, perlomeno mi sento che loro sono qui, sono qui, sono qui con me. Infatti fatto perché. di vari semi, di vari semi. E Questa è un po' chiamata jarina eh, in portoghese, credo che sia po', lo considerano un po' l'avorio dell'Amazzonia è veramente un gioiello ci ho fatto questa domanda anche perché poi si è ritrovato con quello che tu hai detto dopo questo incontro di Francesco col Sultano il Sultano dona a Francesco un corno che è ancora conservato da Sisi si può vedere come reliquia ed era un po' il segno che lui utilizzava Francesco poi quando andava che non era abbigliamento ma si arriva a dire vedete quest'uomo è anche qualcuno di noi perché questo è un segno di nostra appartenenza quindi non gli fate male perché lui non ne farà a voi anzi potete fidarvi credo sia lo stesso concetto che è avvenuto anche in questa situazione. Sì, sì sicuramente quando loro ci accolgono sono molto contenti quando noi indossiamo eh, quello che loro ci donano come braccialetti, collane, a volte anche il cocca il eh, Cocar sarebbe quelle tipo corone fatte di penne eh, o di semi. E soprattutto quando ci pitturiamo come loro con delle pitture naturali, loro, soprattutto nelle feste rituali, eh, si pitturano con delle, delle pitture naturali, da, dei frutti che rimangono per almeno 7-8 giorni senza uscire dalla pelle, neanche se lo lavi. Loro sono molto contenti quando ci eh, viviamo questi rituali insieme a loro, ci, ci sentono più vicini. E È sicuramente sì. un e condivisione anche quella senza dubbio. Fra Paolo, Scusi. abbiamo la nostra chiacchierata è stata breve ma molto intensa. Credo che tutte le cose importanti che dovevamo dire siamo riuscite a dirle. Quanto tempo ti fermerai ancora in Italia? Eh, mi fermerò fino al 20 maggio, andrò a visitare i miei genitori, papà e mamma, che hanno più di 80 anni. Mi stanno aspettando. E quindi sono missionario, ma sempre vi ricordo che ho una famiglia, una terra che mi ha inviato, e quindi è importante andare a passare qualche giorno con i miei genitori. Molto bene. Allora, magari ci saranno anche altre occasioni per risentirci. Noi adesso, però, dobbiamo salutarti e ti ringraziamo di cuore per essere stato con noi e per aver condiviso la tua testimonianza. Grazie mille, Fra Paolo. Grazie a voi che il Signore benedica voi e a tutti quelli che vi stanno guardando grazie, grazie di cuore eh, noi prima di lanciare la linea alla regia vi ricordiamo che ritroveremo gli amici della comunità Laudato Si per tornare a parlare di ambiente grazie Fra Italo e grazie Toni e benvenuti a tutti nel consueto spazio a cura eh, della comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo oggi vogliamo parlarvi di un evento che è avvenuto nella nostra diocesi eh, lo scorso sabato 6 aprile, un evento di cui forse avrete già sentito parlare ma che vogliamo riprendere. Il nostro vescovo padre Franco Moscone ha voluto fortemente questo incontro, un incontro per parlare di ambiente, la Chiesa in ascolto delle realtà ambientali. L'Ufficio di Pastorale Sociale si è fatto carico di organizzarlo e ha chiesto alle due comunità Laudato Sì presenti sul Gargano di aiutarlo in questa organizzazione. E così noi, comunità Laudato Sì di San Giovanni Rotondo, ci siamo trovati coinvolti in questa bellissima iniziativa. Nel cuore della foresta Umbra, all'interno della caserma dell'aeronautica, della caserma Iacotenente, si è tenuta questa giornata, appunto in cui si è. Proprio dal titolo La Chiesa incontra le realtà ambientali. L'ha laudato sì, può essere un programma politico? Era questa la domanda eh, che è stata affidata alla riflessione di un esperto. Un grande, eh, una grande personalità che ci ha in, coinvolto con la, la sua, ehm, con la sua conferenza, il professor Ciro Amato, eh, che è un, uno psicologo, un formatore e un membro del gruppo Ecologi del di castero eh, per lo sviluppo umano integrale. E questa giornata ci ha lasciato tante risonanze e, questo, e di questo è. Perciò abbiamo pensato di, di raccontarvela. Con noi ci sono Valeria e Anna Paola, che salutiamo e ringraziamo, e proprio sono, è proprio con loro che vogliamo ripercorrere un po' questa giornata dal nostro punto di vista. <ride> sì, esatto. Allora, in questo formatore, il professor Ciro Amato, innanzitutto, um, parlando della Laudato Si. L'enciclica ha affermato come è un testo a suo dire feroce, nel senso che chiede scelte uh, precise, radicali potremmo dire, poiché c'è in gioco quella che è la posizione dell'uomo nel creato, mh, non è un testo neutro quindi, e, e quindi oltre a un'etica, un'ecologia della natura, è necessario affiancare a questa un'ecologia dell'uomo. Uh, la Laudato si quindi si propone come un nuovo paradigma secondo il professore con dei punti fermi ben precisi. Innanzitutto propone la terra come qualcosa che precede l'uomo, ci è data, quindi ha delle leggi, delle regole, una sua dignità che prescinde dall'uso che l'uomo può farne. Inoltre un secondo punto fondamentale e che um, la relazione tra l'uomo e la natura non può essere basata soltanto sulla razionalità, ma questa deve essere illuminata da un'etica. E inoltre um, l'uomo nei confronti della natura deve porsi non in un'ottica di dominio, come a volte erroneamente tradotto il termine, ma in un'ottica di custodia, cioè di, che significa essenzialmente un rendere servizio potremmo anche chiamarlo un dominio custodiale. Ecco che allora, alla luce di queste e altre riflessioni, tutti i partecipanti all'incontro si sono poi divisi in quattro diversi tavoli di lavoro per affrontare quattro diverse tematiche. Una, un tavolo di lavoro incentrato sulla questione dell'acqua, un tavolo sulla questione della biodiversità, un altro sulla bellezza e infine sul bene comune. Sì, è stato molto bello uh, il metodo di conduzione di questi tavoli di lavoro. E il Vescovo ha voluto fortemente che questi piccoli tavoli di ascolto fossero condotti proprio secondo uno stile sinodale, quindi eh, secondo un principio dell'ascolto reciproco, del dialogo, eh, anche perché una particolarità di questo evento è stata proprio la presenza di associazioni, realtà. E persone provenienti da uh, contesti, situazioni e gruppi molto diversi tra loro come formazione, anche come diciamo, obiettivo, interesse. E, um, la cosa che eh, ci ha accomunato attorno in, durante questi tavoli è stato proprio questo: um, cercare di uh, parlare, dialogare tra noi avendo uh, come centro lo stesso obiettivo, quindi uh, capire quali fossero le problematiche all'interno del nostro amato Gargano. Ci Piace molto riprendere questa, questo pensiero e questa formula, e, perché appunto ognuno con la, la diversità della propria formazione e anche a volte del proprio credo non c'erano solamente persone abituate ad andare, diciamo, in chiesa in un contesto diocesano, ehm, hanno partecipato volentieri a questi tavoli proprio perché ci siamo resi conto che eh, il desiderio di bellezza, il desiderio di armonia, il desiderio di cura è un desiderio che appartiene a. A tutti i, i cittadini del Gargano e per noi è stato bello riscoprire questo. E ci siamo, e, mh, infatti tra le varie cose che sono venute fuori, ehm, anche questo, il fatto che eh, c'è bisogno, bisogno di una consapevolezza maggiore di ciò che significa bellezza, di, di ciò che è bello all'interno del nostro gargano per potercene prendere cura. E un altro aspetto ancora più interessante e importante che è venuto fuori è stato che ehm, bisogna partire dalle generazioni più piccole, bisogna partire dalle famiglie, dai bambini e dalle scuole. Dobbiamo, non dobbiamo temere di entrare nelle aule scolastiche eh, per portare lì il messaggio della cura, della custodia, come diceva Valeria, del, del custodire e de, dell'essere al servizio di un bene comune. E non dobbiamo temere di usare queste parole eh, con i bambini, con i ragazzi, perché loro possono apprendere da subito, prima dell'adulto anche, che ha più paura del cambiamento. E soprattutto eh, devono essere concetti di cui bisogna fare esperienza. Eh, solo se si fa esperienza del bello, eh, del, della cura ricevuta, dello stupore, della meraviglia, allora si è spinti a, volerne, a voler difendere eh, il creato, a voler difendere l'uomo, a voler difendere l'ambiente. È, è una, um, una cosa molto bella che, che ci è successa <ride> eh, sabato durante questo incontro è stato l'incontro con il signor Raffaele, un signore mh, anziano che ha dedicato tutta la sua vita alla, alla gestione dei boschi della, della nostra zona, alla difesa dell'ambiente, alla tutela, alla prevenzione degli incendi. Eh, da lui abbiamo appreso tante nozioni giuridiche e anche di stampo Palantica. ambientale vero e proprio, di cui non eravamo a conoscenza e che ci hanno aiutato a vedere in modo diverso eh, tanti fenomeni negativi. Che sono successi nell'arco degli ultimi 10-15 anni. Pensiamo anche agli incendi nel territorio di Peschici: tante cose che, di cui noi non eravamo a conoscenza e che ora noi sappiamo e che possiamo denunciare qualora mancano, manchino. Quindi, ecco. La, lo scambio intergenerazionale, ehm, chi ha già vissuto qualcosa eh, di negativo che può ehm, parlare a chi è più giovane per non fare gli stessi errori, spronare a denunciare quando qualcosa è, mh, non va secondo le normative o i protocolli che bisogna rispettare per prevenire ehm, disastri ambientali e disastri all'uomo. Quindi per noi è, è stata veramente una giornata di scoperta, di scambio, e, m, molto bella. Sì, ci cioè, ha colpito un sacco proprio il suo sguardo vivo ancora appassionato che sì. ci teneva proprio a essere ancora lì. E sì. un ultimo punto diciamo, che m, ha catturato la nostra riflessione ha riguardato la m, questione della partecipazione pubblica quando si tratta di beni comuni, beni fondamentali. E incontri come questo sicuramente sono importanti per discutere, ehm, capire, però mh, il professor Amato ha affermato che ci ha ricordato come sia importante poi un intervento più incisivo in sede decisionale, non soltanto consultiva. Quindi mm. dovremmo ancora continuare a riflettere anche com com comunità in generale. Come far sentire di più la nostra voce nei momenti in cui si decide del bene comune, insomma. Sì, e per far questo sicuramente eh, la, la chiave eh, vincente può essere proprio questo incontrarsi. No? Eh, infatti Padre Franco nelle sue conclusioni, nel suo intervento conclusivo, si è augurato che questo sia soltanto l'inizio di una serie di incontri. Ha proprio detto io non voglio concludere perché questo incontro non deve concludere, non deve concludersi, è una, un, un inizio, un incontro. Aperto che eh, eh, mi auguro continui a, a generare, eh, come diceva Anna Paola, momenti di incontro, momenti di scambio, momenti di arricchimento. No? Perché noi siamo anche, ehm, diciamo, viviamo anche in questo territorio, amato Gargano come lo, lo chiama Padre Franco, eh, bellissimo, un territorio anche a vocazione turistica. No? Mm. Ma se non siamo noi i primi a sviluppare questi principi di cura, di custodia, di stupore e di meraviglia, se non siamo capaci di eh, mh, proprio guardare la bellezza, che non è solo quella dei canoni, ma la bellezza in ogni particolare, non sapremo neanche offrirla e eh, il Gargano si, mi, si limiterà semplicemente ad essere un posto del turismo di massa. Quando invece ci rendiamo conto anche in questa stagione mh, primaverile, facendo una passeggiata si, si trova di tutto, ci rendiamo conto come veramente può essere un posto magico, il gargano sacro di cui tanto si parla, sacro non nel senso di religioso, ma sacro proprio nel senso di ricco di, di tantissime realtà che devono essere assolutamente valorizzate. E questa valorizzazione eh, passa sicuramente da questo stile, da questo stile sinodale che prima Papa Francesco e poi il nostro vescovo Padre Franco eh, raccoglie e raccomanda a tutti. Eh, eh, questo è stato la nostra giornata del 6 aprile è, è stato, abbiamo voluto condividerlo perché ci, come dicevano, eh, dicevano loro è stato un momento bello un momento di metodo che ci sembra che possa essere riproposto eh, ne, ne parleremo troveremo degli altri, eh, degli altri spunti e sicuramente se ci saranno degli altri appuntamenti sarà a nostra cura raccontarveli ancora Grazie, ci vediamo la prossima settimana. Grazie, Grazie. arrivederci. E nel giorno in cui celebriamo la giornata mondiale della terra, apriamo la pagina delle buone pratiche, riprendendo una notizia, Fraito lo ricorderai, che abbiamo dato settimana scorsa, quella del parcheggio intelligente attraverso l'app UPA. Esatto, che ci aveva incuriosito moltissimo. Sì, sì, e oggi abbiamo la fortuna di avere in videocollegamento con noi, direttamente da Singapore, pensate, Daniele Petrilli, co-founder insieme a Claudio Lavermicocca di questa applicazione. Buongiorno Daniele. Ben trovato? Ciao Daniele, benvenuto Ciao, grazie. Come stai? Tutto bene dall'altra parte del mondo? Tutto bene, soltanto qui è, sono le 17:20. Soltanto un po' più tardi. Stai, 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 stai comodo. Quindi, eh, tu sei un cervello. Sì. Un cervello in movimento. Un'espressione che mi piace di più. La preferisco rispetto a quella di cervelli in fuga, perché. Eh, ecco, tu sei la dimostrazione che un cervello che viaggia poi in realtà è un cervello che non si stacca mai eh, anche dalle proprie origini e su pari proprio, correggimi se sbaglio, avete iniziato a testare questa applicazione che consente di migliorare la pratica del parcheggio, questo anche a beneficio dell'ambiente perché sappiamo bene quanto inquinamento si... Può produrre girando in tondo con le auto senza trovare parcheggio, sì, giusto, È esattamente così. Abbiamo iniziato i nostri test su Bari proprio perché uh, vogliamo che Bari sia la prima città a risolvere il problema dello stress da parcheggio. Perché siamo ci siamo siamo baresi e siamo cresciuti lì. E, um, Dunque, sì, siamo nella, in una seconda fase di test, direi. Um, avuto, sta andando molto bene, abbiamo, stiamo testando vari aspetti del nostro servizio. E, beh, il grande successo dell'iniziativa è dimostrato dal fatto che uh, abbiamo avuto grande risposta dal pubblico, abbiamo quasi raggiunto 15.000 utenti al momento. Uh, però stiamo appunto lavorando sodo sull'ottimizzazione sull del servizio al momento per fare in modo che succedano più scambi possibili, perché appunto la nostra app permette lo scambio eh, tra, di parcheggio tra chi lo sta lasciando, un parcheggio e chi lo sta cercando. Ok Daniele, per entrare un pochino più nel merito, io sto cercando disperatamente parcheggio a Bari, no? allora prendo la mia app, avvio eh, tutto quanto, che cosa succede poi? E succede che l'app troverà in automatico uh, qualcuno che nel raggio di 500 metri intorno a te, o alla destinazione che hai inserito nell'app, uh, sta lasciando un parcheggio e quindi ti metterà in contatto e eh, avverrà quello che noi chiamiamo match, e potrai vedere sull'app uh, dove il parcheggio si sta liberando. Uh, potrai vedere anche i dettagli dell'auto che sta liberando il parcheggio così ti è facile riconoscere uh, appunto dove, dove andare e chi ti sta lasciando il parcheggio intanto e potrai utilizzare il navigatore per arrivarci intanto complimenti perché davvero credo sia un servizio che oggi può migliorare la vita di tante persone soprattutto nelle grandi città un altro elemento di curiosità fra Italo se ricordi uh, ci derivava proprio dall'articolo di Repubblica che abbiamo visto qualche istante fa, dove leggevamo che eh, quanti lasciano, ecco lo, ce lo abbiamo nel nostro maxi schermo, lasciando libero un posto, un posto auto, si ottengono due euro, ben due euro, il che ci faceva riflettere sulla sostenibilità del, del progetto. Ecco, come <ride> ce la spieghi? Eh, sì, in realtà, um, e diciamo questa è una della, delle parti più innovative del nostro progetto. Appunto per eh, anche per motivare eh, chi eh, sta lasciando un parcheggio nel segnalarlo agli altri, eh, noi eh, diciamo diamo un, un premio di 2 euro a chi lo segnala con successo eh, e attende appunto un paio di minuti che chi sta cercando parcheggio arrivi. Um, è un modo appunto per in, motivare eh, e anche a, a dare ulteriori possibilità a chi voglia Uh, trovare un modo per fare qualche per guadagnare qualche euro in più insomma ecco come mai non 50 centesimi o un euro perché due euro ci sembra davvero una una bella fish e <ride> eh beh è perché noi vogliamo uh, l'obiettivo principale è appunto uh, risolvere il problema dello stress da parcheggio abbiamo bisogno che più gente possibile condivida il parcheggio che sta lasciando e quindi abbiamo voluto uh, motivare il più possibile gli automobilisti. Insomma. Immagino che eh, questi premi vengano accumulati come credito sulla stessa app, e come, come si può poi giovare? Certo, assolutamente, uh, sono accumulati come credit nella nostra app, ma appunto la nostra grande innovazione sta proprio nel fatto che questo credito è scaricabile direttamente sul proprio conto in banca. Quindi diventa un vero e proprio guadagno se eh, lo si vuole eh, utilizzare co come eh, moneta. Eh, viene scaricato direttamente dal proprio conto in banca, però a dire la verità la maggior parte dei nostri utenti eh, lo utilizzano come credito per poi appunto, trovare parcheggio a loro volta. Perché ovviamente il parcheggio, soprattutto nelle grandi città, per vaste aree delle, delle grandi città è a pagamento. Questa cosa era anche certo. molto interessante perché si crea poi una sorta di legame tra io ti lascio il parcheggio e tu me lo occupi, che secondo me è la cosa anche più carina che poi si genera. No, a volte quello che sta lì ad aspettare parcheggio, insomma, si diventa un po' voltoi, un po' squali quando si gira per le strade. <ride> no? e soprattutto eh, io ho vissuto tre anni a Bari. È una città impegnativa quando prendi la macchina, insomma, devi riuscirti a calare un pochino nel, <ride> nel sistema. Anche se li ho trovati molto prudenti, eh, molto prudenti. una guida sì, decisa, però comunque prudente, no? una guida sicura. E quindi, però, quando poi il tempo manca e ti serve quel parcheggio, magari non troppo lontano da dove devi fare il servizio, dove magari i bambini piccoli, ecco veramente può essere tanto utile sincronizzarsi. Con chi magari sta uscendo, mm. e tu puoi andare direttamente dove sai che troverai parcheggio, quindi risolverebbe tantissimo questo che tu dicevi: lo stress da parcheggio, che non è una cosa da poco, anzi, addirittura potrebbe essere risolutivo per uh, alcune tragedie che si verificano perché arriviamo a livelli di stress molto forti <ride> quando siamo in città. È già capitato <ride> che ci sono stati veri e propri liti Purtroppo per così. i parcheggi perché l'ho visto prima io, mi sono ficcato prima io. Quindi vero, vediamo tanti risvolti positivi in questa idea che avete avuto. Che sicuramente potrà avere una come si dice in gergo, una scalabilità, replicabilità nelle, grandi, nelle, nelle altre grandi città italiane, ma credo che non vi poniate limiti, per cui ti chiedo ecco quali sono le prospettive del progetto Daniele. Sì, certo, allora noi siamo uh, un'azienda globale, abbiamo obiettivi globali, uh, abbiamo, come dicevo prima. Voluto partire da Bari appunto perché è la nostra città, vogliamo che sia la prima a risolvere il problema dello stesso parcheggio, uh, però abbiamo in programma di andare in tutta Italia, uh, Europa e eventualmente il resto del mondo, dove sappiamo che il problema sussiste ed è molto sentito. Uh, è, un, è un problema in, tut, in tutto il mondo. Uh, dal punto di vista della sostenibilità, tante ricerche ci dicono che il 30% del traffico urbano è causato dalla ricerca del parcheggio. Noi appunto vogliamo fare in modo che quel 30% si avvicini il più possibile allo zero. E proporremo, oltre la risoluzione del parcheggio, anche nuovi servizi che punteranno sempre a rendere la vita dell'automobilista più semplice possibile, sia nella fase di ricerca che nella fase del parcheggio, proprio vero e proprio. Uh, ma questo sarà un prossimo futuro. Molto bene, i complimenti io ve li avevo già espressi, per cui non mi resta che augurarvi buon lavoro perché c'è tanto, tanto da fare. Grazie per essere stato con noi Daniele e speriamo di risentirci presto con aggiornamenti eh, sempre più entusiasmanti. Certo, grazie a voi, grazie mille. Grazie mille Daniele, arrivederci. Arrivederci. Noi salutiamo anche tutti quanti voi che siete stati in nostra compagnia oggi. L'appuntamento è per la prossima settimana. Stessa ora, stessa rete, come si solita? Esattamente dire. con la regola della sostenibilità da Francesco Francesco.